Passiamo al settimo giro. Guardate che nel frattempo ho inserito i numeri, poi li metterò anche sullo schema che andrete a scaricare. Praticamente dobbiamo fare le 6 catenelle per girare. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo e lavoriamo la maglia alta in questo punto. Io vi faccio vedere mentre lavoro, cioè anche come seguo lo schema, in modo che così prendete dimestichezza se ancora non siete afferrate diciamo, nella lettura degli schemi, e piano piano vedrete che inizierete ad amarli anche voi. Allora, abbiamo fatto questa maglia alta, ora faremo 1, 2, 3 quadretti vuoti, sempre con la stessa tecnica. 2 catenelle centrali e le maglie alte laterali. 1, 2 secondo quadretto, e 3. 1, 2, 3. Nocciolina. Lavoriamo le nostre 5 maglie alte. E siccome siamo sul rovescio del lavoro, la chiudiamo come vi ho fatto vedere prima, inserendo l'uncinetto dal dietro, in modo che la parte a rilievo rimane sul davanti. Allora, abbiamo lavorato quindi la maglietta alta di chiusura di completamento, diciamo, del quadratino. E ora facciamo il quadratino vuoto sulla nocciolina sottostante. Ecco qua. Dopo aver fatto il quadratino vuoto, lavoriamo, allora il quadratino comprende anche questa maglia alta, lavoriamo altre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie alte. Una, due all'interno del quadratino vuoto precedente e le altre sopra le maglie alte del giro precedente. Siamo a 3. Abbiamo fatto le 9. Adesso facciamo un quadratino vuoto lavorando le 2 catenelle e terminando con la maglia alta. Col quadratino vuoto, adesso dobbiamo fare l'altra nocciolina in questo
in questo punto. Inseriamo l'uncinetto dal dietro, prendiamo la maglia lasciata in sospeso e la infiliamo nella prima. Chiudiamo ulteriormente con una catenella e terminiamo il quadratino lavorato con la sua maglia alta. Una volta fatta la nocciolina, facciamo i nostri tre quadratini vuoti più la parte finale di maglie alte. Quindi 2 catenelle, la maglia alta, la catenelle e la maglia alta. Due catenelle, la maglia alta, eccoli qua i nostri tre quadratini e terminiamo con le tre maglie alte finali. Ecco la parte più odiosa per me. Vedete che il nostro cuoricino inizia a prendere man mano forma ogni giro che andiamo avanti. Siamo all'ottavo giro. Allora, ancora dal settimo facciamo le 3 catenelle e voltiamo. Ottavo giro, completiamo il bordino iniziale con le maglie alte. E 3. Abbiamo un poco sorpreso in più. Ecco qua. Ora dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 quadratini aperti. Nocciolina. Eccola qui. Un quadratino vuoto. 2 catenelle. Saltiamo 2 maglie alte di base e lavoriamo una maglia alta sulla successiva. Dopodiché facciamo nuovamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maglie alte. Dopo aver fatto le 9 maglie alte, completiamo il quadratino vuoto e facciamo un'altra nocciolina.
3, 4, 5, ok. Inseriamo l'uncinetto, chiudiamo e terminiamo con la catenella. Maglia alta a completamento. Ora ci restano da lavorare 1, 2, 3 quadretti vuoti più l'aumento. Una, due, saltate 2 catenelle e nella successiva lavorate la maglia alta. Facciamo l'aumento, vale a dire le 2 catenelle e la maglia alta doppia che prendiamo sempre alla base dove, nella catenella dove abbiamo lavorato la precedente maglia alta. Così abbiamo il nostro triangolino di aumento. Allora, ripartiamo dal nono giro, quindi lavoriamo le 6 catenelle come disegnate nello schema, 2, 3, 4, 5 e 6, voltiamo e facciamo i 3 quadratini vuoti. Intanto puntiamo l'uncinetto e estraiamo, facciamo e lavoriamo la prima maglia alta. Ora completiamo il primo quadratino, ok, lavoriamo il secondo. Ed il terzo. Eccoli qua. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Ora facciamo la nocciolina nel quadrato successivo. Cinque maglie alte, lasciare in sospeso la maglia finale, inserire l'uncinetto dal dietro, prendere la maglietta e passarla nella maglia di inserimento e chiudere con una catenella. Completiamo con una maglia alta. Ok, di nuovo un quadratino vuoto. Dopo il quadratino vuoto, successivo alla nocciolina, lavoriamo 9 maglie alte. Quadratino
quadratino vuoto, come potete vedere, e poi di nuovo nocciolina. Allora, per completare il quadratino vuoto facciamo 2 catenelle, saltiamo le due maglie alte di base e lavoriamo una catenella nella maglia successiva. Ora nello spazio del quadratino vuoto del giro precedente facciamo la nostra nocciolina. Visto che stiamo lavorando al rovescio, facciamo l'unione della nocciolina partendo dal retro. Ecco qua. Terminata la nocciolina, completiamo il quadrato, il quadretto lavorato, che sarebbe questo, come potete vedere. Ora completiamo il giro lavorando 1, 2, 3, 4, 5 quadratini vuoti e la parte finale a maglie alte. L'ultimo, e terminiamo con le maglie alte. Una, due, e la terza. Bene, è il momento di lavorare il decimo giro. Allora, questo che abbiamo fatto adesso è la parte centrale del cuore. Infatti, vedete, è proprio la metà esatta. Ora iniziamo a risalire per fare la seconda parte. Andiamo al giro numero 10, facendo prima le 3 catenelle per voltare. Ok, voltiamo. In questo giro dobbiamo fare, oltre alle altre 3 maglie alte, una, due e tre, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 quadretti aperti, vuoti. Nocciolina, bene, questa lavoriamo dal davanti e quindi viene presa normalmente, ecco, dal davanti verso il dietro per chiuderla. Estraiamo il filo e facciamo una catenella. Completiamo il quadretto con la nocciolina. Lavoriamo un quadratino vuoto.
poi facciamo gli altri 9, le altre 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Facciamo un altro quadratino vuoto, lavorando 2 catenelle e una maglia alta, così, dopo aver saltato 2 maglie alte di base. Ora facciamo nuovamente la nocciolina. Le sue 5 maglie alte. Una volta fatta la nocciolina, faremo 1, 2, 3 quadratini vuoti più il mezzo di riduzione, che è composto da, in questo caso, dalla maglia alta doppia lavorata subito, senza catenelle in mezzo. Allora facciamo i quadratini vuoti. Maglia alta doppia, 2 gettati sull'uncinetto. Prendiamo la maglia, torniamo indietro. Ecco qua. Abbiamo finito il decimo giro.